500 persone hanno festeggiato a Livorno, sulla terrazza Mascagni, il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, dopo la notte tricolore dedicata ai sentimenti di unità e solidarietà nazionale e al valore della storia patria. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha ricordato il contributo in uomini e idee donato al risorgimento dalla Toscana, invitando a rafforzare il patto unitario fra Nord e Sud e a considerare l'asse risorgimento, resistenza e Costituzione come la spina dorsale dell'Unità d'Italia. Rossi ha poi parlato degli immigrati, i nuovi fratelli d'Italia. Noi abbiamo avuto tanti lavoratori immigrati che hanno dato vita, sposandosi, facendo figli, ad una comunità di tanti bambini. Ogni anno sono 8.000 e sono i nostri fratelli d'Italia. Noi bisogna fare in modo che questi si sentano cittadini italiani e che cantino con noi l'inno nazionale. Il presidente della regione ha rivolto anche un saluto alla brigata Folgore in partenza per l'Afghanistan, dove, ha detto Rossi, dimostrerà quali sono il profilo e i valori degli italiani. Non solo di militari che sanno tenere la pace, ma che sanno portare anche solidarietà e aiuti alle popolazioni martoriate dalla guerra.